Se vogliamo o dobbiamo metterci in forma per fare il maggior numero di trazioni che riusciamo e il tempo per allenarsi è poco, come può capitare, non so, per una garetta che non abbiamo programmato oppure per un esame tipo di ammissione ad un concorso, non possiamo avvalerci della strada migliore e preferenziale che sarebbe un buon allenamento muscolare. Dobbiamo quindi avvalerci di tutte quelle strategie che ci permettono di aumentare la prestazione, senza un allenamento muscolare, appunto. Dunque, la prima cosa che conviene fare è informarsi circa la gara che vogliamo fare, quali sono le regole che determinano in questo caso cos'è una trazione. Ad esempio, se c'è da mantenere una certa distanza fra le mani, se c'è un certo tipo di impugnatura, se si può utilizzare o meno il keeping. E tutte queste cose qua, allo scopo di allenarci in queste ultime poche sessioni che ci rimangono nello stesso identico modo nel quale andremo poi a fare la gara. Quindi adottiamo la postura che utilizzeremo in gara. Allenarsi nello stesso modo in cui si farà questa prestazione indurrà al corpo degli adattamenti fisiologici che portano ad aumentare la prestazione anche nel breve termine. Quindi, prima cosa, informarsi e adottare la postura del caso corretta. Seconda cosa, vabbè, fra gli accorgimenti, appunto, dicevo, citavo prima il keeping, solitamente è vietato, o anzi, ci sono gare apposite di keeping, ma è vietato farlo nelle gare normali perché agevola molto. Come sappiamo, consiste nel prendere grossi slanci di gambe e addome al fine di sgravare i muscoli dallo sforzo e quindi si sale oltre la barra più agevolmente. Se non fosse vietato, fatelo. Probabilmente lo sarà però. E al di là di questa cosa, un'altra che può agevolarvi è alzare il mento verso l'alto. In effetti, facendo questa cosa, guardando verso la barra, alziamo il mento verso la barra, appunto, senza fare fatica, quindi accorciamo la strada mento-barra. Se il criterio che determina la trazione è semplicemente portare il mento oltre la barra, alzandolo in questo modo, voi avete già guadagnato 10 cm senza fare nessuna fatica muscolare. Inoltre, guardare la barra, aiuta molto a seguire una direzione mentre si traziona e si ha una traiettoria più lineare, si evitano le ondulazioni e quindi vi aiuterà anche nella concentrazione fissare in alto la barra. Altra cosa che aiuta è sempre in termini di barra, se potete sceglietela delle vostre dimensioni ottimali ed impugnatela con 5 dita sopra. Troverete nella descrizione di questo video il link al video nel quale tratto meglio questo argomento se volete approfondire. Vi conviene approfondire. E troverete anche il link al video nel quale dico che è meglio se vi abituate a non usare i guanti piuttosto magnesite liquida. Altra cosa molto importante è la velocità. Dovete essere reattivi, decisi, veloci, non dovete starci a pensare, cioè prendete fiato e poi attaccatevi alla barra e iniziate a fare l'esercizio. Dal momento che alzate le mani in alto vi state già stancando, quindi non sprecate tempo con le mani in alto. Alzate le mani, afferrate la barra e partite. Stessa modalità per quanto riguarda le ripetizioni. Fatele consecutivamente, velocemente, perché appunto farete in fretta, quindi starete appesi meno, quindi vi stancherete meno nella durata dell'esercizio, ma soprattutto sfrutterete la componente elastica che si accumula nei muscoli in fase di discesa da una trazione. Questa componente elastica che avete accumulato vi aiuterà nei primi istanti di risalita della trazione successiva. Se state fermi fra una trazione e l'altra, anche solo 1-2 secondi, questa componente elastica si va a dissipare, la perdete. Quindi velocità. Addome, addominale contratto, l'addominale vuole contratto perché svolge meglio la sua funzione appunto di stabilizzatore e vi terrà senz'altro più, vi metterà nelle condizioni ottimali per non dissipare energia con ondulazioni che poi con gli addominali stessi, comunque con tutto il corpo, sono poi da andare a compensare.
Quindi un addominale contratto vi aiuterà a stare nella postura corretta sotto la perpendicolare della barra. Dovete anche determinare qual è l'ampiezza massima alla quale riuscite a tenere le mani distanti fra loro senza che il vostro numero di trazioni attuali diminuisca. Cosa vuol dire? Vuol dire che mediante prove dovete fare tante trazioni, tante serie di trazioni, allargando sempre un pochino la distanza fra le mani fino a che arriverete alla distanza massima, oltre la quale, se la allargate ancora, la prestazione che attualmente avete diminuisce. A quel punto avrete stabilito la vostra postura ottimale. Perché questa è la postura ottimale? Perché a braccia larghe avete accorciato al massimo la distanza mento-barra, e se il criterio che determina una trazione nella gara che farete è portare il mento oltre la barra, averci poca distanza senz'altro è d'aiuto. Inoltre, la posizione a braccia aperte evita le ondulazioni che si hanno nel senso avanti e indietro della trazione classica a braccia chiuse o larghezza spalle. Quindi, diciamo che una larghezza piuttosto ampia vi mantiene anche abbastanza sotto la perpendicolare della barra, mantiene il baricentro abbastanza in linea e quindi avrete meno ondulazioni. Se il criterio che determina la trazione invece è portare la barra al petto, dovrete utilizzare una presa per forza più stretta. Infine, direi un accenno al peso. In questo poco tempo che abbiamo, non possiamo, abbiamo detto, guadagnare forza dal punto di vista del miglioramento muscolare. Però, se perdiamo peso, è come se guadagnassimo forza, perché la forza che già abbiamo deve sollevare un peso inferiore. Quindi, senz'altro, questo è il momento buono per perdere quel chiletto 2 che avete in più. Considerate grosso modo che, molto indicativamente, guadagniamo circa una ripetizione ogni 1% di peso che perdiamo. Questo ovviamente se facciamo già qualche ripetizione, non è che se peso 300 kg e non faccio neanche una trazione, se peso 3 kg farò una trazione. No, vuole dire tipo che se pesate 80 kg e ne perdete 8 e magari fate 10 kg, fate 10 trazioni pesando 80 kg, se perdete 8 kg, arriverete a farne più o meno 10 in più, quindi ne farete una ventina. Questo molto indicativamente, però per darvi un'idea che il peso è importante e in questo caso a maggior ragione. Potrei anche aggiungere lo scarico dei liquidi, che è un sistema relativamente facile, diciamo, però dando per scontato che non facendo molte trazioni non siate atleti professionisti, non l'avrete senz'altro mai fatto e quindi ve lo sconsiglio perché è meglio averlo innanzitutto sperimentato prima di fare una gara e voi adesso avete poco tempo per sperimentarlo. E poi è bene essere seguiti le prime volte da qualcuno che ne sa, perché è semplice, però consiste nel perdere 2 o 3 kg di acqua. E insomma, se non siete esperti, non fatelo perché potrebbe anche farvi peggiorare la prestazione. Tutti gli altri consigli sono più che validi. Quindi mi aspetto un'ottima prestazione. Buona gara, sappiatemi dire. Ciao!